Ciao a tutti, in questo video vi faccio vedere come realizzare un lampone. Io ho realizzato, vi voglio far vedere i lamponi che ho realizzato io. Questo qui sono tutti e due rosa, un rosa più scuro, oh mamma, e un rosa un po' fluo questo, e un rosa leggermente più chiaro. Vi volevo far vedere solamente una cosa prima di iniziare. Vi servirebbe, vi serve, non vi servirebbe la macchina, degli elastici e un uncinetto. Qui nel mio caso vi voglio far vedere solamente la differenza tra fragola, tra la fragola che faccio io quindi e il lampone. Ecco, la differenza mi sembra tanto visibile. Ecco, il lampone è molto più rotondeggiante, tutto quel che vuoi, mentre la mia fragola, quindi la fragola per come la realizzo io ovviamente, è molto più fina, quindi più triangolare. Niente, io direi di iniziare. Se vi interessa vedere come realizzo io la fragola, il mio modo per realizzare la fragola, vi lascio qui sotto nell'info box il video, dovete solamente andare a cliccarci. Niente, io direi proprio di iniziare. Inizio col prendere un elastico, scusate se la macchinetta è un po' storta, però inizio col prendere e mettere, forse è meglio zoomare, che dite? Inizio col prendere un elastico e andarlo a mettere sui primi due pioli della macchina. Scusate se qui c'è il faretto, c'è la base del faretto, scusatemi. Ok, vado a prendere ora, al posto di un elastico che ho messo qui, vado a prendere due elastici. E cosa vado a farci? Vado a metterli in questo modo. Ora vado a prenderne altre due in questo modo e li vado a mettere dal piolo centrale, quindi al piolo laterale. Ok, vado a prendere altri due elastici, li vado a mettere nello stesso modo, ma ok. Vado a prendere, stavolta dove voglio realizzare un lampone oro, nel senso che voglio sia un lampone giallo, però il giallo l'ho già realizzato, non mi sembrava tanto carino, mentre con questo color oro, insomma, penso ci sia anche abbastanza bene. Vado a prendere due elastici e li vado a mettere qui, in questo modo. Altri due, sono due, fidatevi, e li vado a mettere qui. Ora ne vado a prendere altri due e li vado a mettere qui. Altri due e li vado a mettere qui. Altri due qui. Altri due qui. Altri due qui. E per finire, due qui dal centro al laterale, dal piolo centrale a quello laterale, dal piolo centrale a quello laterale. Ok, vi faccio vedere. Ora vado a prendere un elastico da solo, singolo come potete vedere, e lo vado a mettere tra questi due pioli qui. E col dito lo vado ad allungare verso quest'altro, in modo tale, come potete vedere, da ottenere un triangolo. Ora vado a prendere un altro piolo singolo sempre e lo vado a girare due volte in questo modo. Oi, e girati. In questo modo, come potete vedere, l'ho girato una volta e ho ottenuto due giri e lo vado a mettere su questi due pioli, sugli ultimi due pioli. Ok, e ora col dito lo vado a spostare verso quello che stava qui sopra. Ok, ora vado a prendere un ultimo elastico singolo, tiro un secondo giù qui. Ok, prendo e giro due volte, quindi scusate, non ho girato. Ok, ho girato? Sì, ok, ho girato. È andata via la voce. Ok, ora scanso l'elastico che ho appena girato in questo modo.
e vado a prendere il... Bene, ecco, una cosa che vi volevo dire anche da prima è stare attenti perché, dato che non è tanto girato, è possibile che questa una delle due parti scappi, quindi tengo bene col dito questa parte, la parte che avevo girato ora non è più tanto utile, però vabbè. Ok, vado a prendere, mi aiuto sempre. Vado a prendere il piolo, sì, il piolo, i due elastici che seguono, quindi si sono inciappati. Ah, ecco perché si sono inciappati gli elastici. Bene, quando vi si... Ecco, questo è un video anche utile perché vi voglio far vedere questa cosa da tanto. Quando vi inciappano gli elastici, cioè, vi si sovrappongono, vi so... Vabbè, avete capito? Basta tirare quelli che vi si sono sovrapposti in questo modo e magari aiutarvi col dito e tenere. Voi non avete visto niente. E tenere questo nell'elastico così, questo qui, e ora basta prenderli e tirarli dalla parte che voi desiderate. Sì, scusate, c'ho un po' di problema ogni volta che faccio questi video di charms, perché praticamente io non vedo niente, perché da me è lontanissimo, da me è lontanissima la cosa, e quindi è un po' complicato per me. Cioè, io sto tipo con le mani tesissime e tutto quel che vedo lo vedo solamente in telecamera, quindi... Bene, devo comprare un altro cavalletto, però non ne trovo uno. Cioè, tutti sono così, a me questi, io non li sopporto questi. Ce ne avevo prima uno migliore, solo che mi si è rotto, quindi tanto migliore non era, però vabbè. Ora vado a prendere praticamente tutti... Ah, la voce. Tutti... Metto da parte questo qui, quindi... Inserisco, metto da parte gli elastici e vado a prendere solamente. Cioè, potete fare in realtà anche così, effettivamente si potrebbe fare. Vado a prendere solamente gli elastici che mi servono, che sono gli ultimi due sotto. Vado a prendere sempre gli ultimi due sotto di elastici. In questo modo. Continuo, faccio qui sono fatta. Qui la devo fare. Devo solamente prendere gli ultimi due elastici. Lo metto da parte. Ecco. È un po'. È tanto colpa di questo qui, di questo uncinetto, perché è veramente enorme ed ingombrante. Infatti, io non sapevo se in un video verso smetterlo o... Cioè, non so ancora se fare la recensione perché è comodissimo, però è... Cioè, comodissimo nel senso che è un ottimo uncinetto, solo che è ingombrantissimo. Cioè, tu non riesci a fare le cose, non riesci a prendere le cose, perché il piolo rispetto alla punta di questo... Rispetto alla punta di questo è troppo grande, come potete vedere, quando ce lo devi andare a inserire fai tantissima fatica, soprattutto se ci stanno gli elastici, perché questo si incastra dappertutto. È un po' un casino, è molto ingombrante, insomma, quindi scusatemi. Ok, dove sta? Ora vado a girare e vado a prendere gli ultimi due elastici. Ok. Ora vado a prendere l'ultimo elastico sotto, lo vado a tirare sopra, prendo questo e tiro. Ora lo vado a levare, quindi lo vado a levare, quindi come vi ho detto prima, io non vedo niente e questo si incastra dappertutto, quindi è parecchio scomodo. Ok, ora vado bene a sistemare
sistemarlo, tirare un po', come vi dico sempre, aspettate un pochino prima di giudicare quel che vi è avvenuto, perché gli elastici devono un pochino ritrarre, perché sono stati appunto appena allargati, quindi dovete aspettare un pochino che si ritraggono. Nel frattempo tirate un pochino in modo tale si sistemino bene. E niente, questo era il nostro lampone. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!